È andata al francese Stéphane Lefebvre la 43esima edizione del Rally Internazionale del Casentino. La gara, organizzata da Scuderia Etruria Sport, ha coinvolto gli interpreti dell'International Rally Cup e della Mitropa Rally Cup, chiamati ad esprimere le proprie performance sulle strade della provincia di Arezzo, teatro di un confronto che si è sviluppato nella giornata di venerdì con la disputa dei due passaggi sulla prova speciale Rosina e al sabato con i restanti tratti in programma per un totale di 105 km. Gara aggressiva quella di Lefebvre, maturata al volante della Citroën C3 Rally 2. A contendere il primato al vincitore del campionato Rally Belga è stato in modo convincente lo sloveno Bastian Aveli, che al volante della Skoda Fabia Rally 2 del team Munaretto aveva archiviato il primo giorno con un solo secondo di ritardo dal leader. Un confronto acceso col veneto Nicola Sartor, anch'egli su Skoda Fabia, insediatosi in terza posizione a meno di un secondo di distacco da Aveli. L'avvio del sabato aveva rilanciato le ambizioni del bellunese, salito in seconda posizione alle spalle di Lefebvre, per poi cedere nuovamente il posto al campione in carica di RC, Bastian Aveli, a sua volta rallentato da una foratura lenta, accusata nella fase centrale di gara sui 22 km della Crocina. Equilibri mutati del proseguo della corsa, da una vivace alternanza per la corsa alla terza piazza, contesto che ha visto coinvolto anche il trevigiano Marco Signor. La resa dei conti sugli ultimi 29 km della prova speciale Talla, che ha ribadito la superiorità di Lefebvre, affiancato alle note da Andy Malfoy. In seconda posizione tra i competitor di International Rally Cup, Bastian Aveli e Damian Andreika, seguiti sul terzo gradino del podio da Nicola Sartor e Paolo Rocca. Quarti Marco Signore e Patrick Bernardi, seguiti dalla Volkswagen Polo di Alessandro Re e Marco Menchini, con il pilota comasco quarto nelle gerarchie del campionato ed in top 5. Sesto ha concluso Rudy Michelini alla seconda esperienza sulla Citroën C3 Rally 2, condivisa con Nicola Angilletta. 10 secondi di penalità per il forte pilota lucchese, che però non avrebbero mutato la posizione finale. Infine, tra le due ruote motrici prevale la Renault Clio Super 1006 del francese Cyril Audirac.